She's walking through the clouds with a sunken smile that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales, that's all she had to think about right through the wind. She comes to me with a thousand smiles. She gets me free. It's alright, she says, it's alright. Take anything you want from me. Thank you.
ragazzi, ciao a tutti, ciao Instagram, hi Instagram, hi everybody, ciao Facebook, vediamo un po' chi c'è qui su, innanzitutto su Instagram, ok, David, Nico, Ella, Curly, Lisan, Lisander, ok, vediamo un po', Ayat says, bellissimo, thank you. Cristiano says, what is the reference of this pedal you are using? Okay, we're gonna talk about pedals and sound in a little bit, okay? So stay tuned. Okay, hi from Brazil, Argentina, Belgium, United States, France. Thank you guys. Okay, vediamo un po' qui su Facebook, vediamo un po'. Intanto vedo Francesco, dice buonasera a tutti, Davide, amici tutti. Francesco, ciao Davide, ciao ragazzi, Teresa, Davide, che bello, finalmente felice serata in musica, caro maestro. Grazie Teresa, un saluto anche a te. Giuseppe, Angelo, Tracy, Eric, hi Tracy, very nice, Davide, thank you, hi Tracy. Ok, so, Paolo dice gran bella vetrata con grattacieli. Okay, so this is gonna be the masterclass, okay, that I usually do every Tuesday, okay, so stay tuned because it's open to everyone here on Instagram and there on Facebook, okay, so feel free to ask me anything. We're gonna spend an hour together, so feel free to ask me literally anything, okay. So this is basically the masterclass that I usually do every Tuesday for my membership student, okay? So if you like to have an idea of what my academy is, please go on guitarlab.davidepannozzo.com and check the membership option, okay? Which is an option that allow my students to access every courses and access those this masterclass every week, okay? So we're gonna talk about a little bit in English and a little bit in Italian, so don't skip anything that I will say in Italian will be translated in English, okay? So we're gonna talk about today how to sound in the style of Jimi Hendrix, okay? So I think it's gonna be fun, okay? We're gonna dive into some crucial points to get closer to the style of Jimi Hendrix, ok? Benissimo, allora passiamo un po' in inglese, in italiano, come sapete questa è la masterclass che faccio ogni settimana per i miei studenti membership, ok? Se volete andare a dare un'occhiata andate su guitarlab.davidepannozzo.com, tra l'altro lo dirò anche in inglese, dimenticavo. Oggi, stasera, scade un'offerta interessante per poter partecipare alle classi di gruppo e anche alle lezioni singole, one-to-one, quindi andate a vedere sempre su guitarlab.davidepannozzo.com. Se siete interessati scrivetemi in privato, ok? Vi do maggiore informazione. Quindi oggi, come dicevo in inglese, parleremo un po' di come avvicinarci al suono di Jimi Hendrix, ok? Che è sicuramente uno dei miei artisti preferiti, che mi ha fortemente influenzato. In the meantime, I can see saluti da Atene, ok, from Argentina again, ok, thank you guys, hi everyone. Ok, so let's dive into the first point, ok, so very often Jimi Hendrix is recognized as one of the most important soloists in the history of modern guitar, okay? But in my humble opinion, Jimi Hendrix was one of the most important rhythm guitar guy around, okay? His history is full of great collaboration in the R&B, in the rhythm and blues, in the blues genre, especially here in New York. So he actually grew up, musically speaking, in this area during the 70s. So his background, his rhythm is really, really interesting. So first of all, let's try to understand what he
was playing around his rhythm, which is really, really interesting to me. Ok? Quindi dicevo un po' in inglese che spesso Jimi Hendrix viene riconosciuto un po' come diciamo uno dei più grandi improvvisatori, no? Chitarristi solisti un po' della storia, ma in realtà secondo me la sua grandezza sta anche nella parte ritmica, no? Come dicevo prima, Jimi Hendrix è cresciuto musicalmente in questa zona, a New York negli anni 70, e aveva un sacco di collaborazioni nel rhythm and blues, nel blues, quindi andare ad analizzare bene il suo modo di suonare e di accompagnare è assolutamente molto molto interessante, ok? Poi lo andremo anche un po' ad applicare in altri contesti, ok? So let's try to dive into his way of playing the major and the minor chord, ok? Quindi andiamo a vedere un po' innanzitutto come si muoveva dal punto di vista degli accordi maggiori e minori, ok? Perché è molto molto interessante. Partiamo da quelli maggiori, ok? So let's start from the major chord, ok? So let's pretend to be in A major, ok? So what he was doing basically is considering the major pentatonic, okay, which is like this, okay, and trying to play that scale as a double stop, okay, so he was playing like this, okay, so starting from the idea of the major pentatonic, again, this form, he was using basically a couple of strings together, like first and second, or second and third, and whatever. Okay, most of the time playing like a fourth or fifth intervals. Okay. Quindi quello che lui faceva, passiamo un attimo in italiano, quello che lui faceva innanzitutto sull'accordo maggiore era proprio questo, cioè andare a lavorare sull'idea della scala pentatonica maggiore. Per esempio siamo in La maggiore, utilizzava l'idea della scala pentatonica maggiore, ma andava a suonare per double stop, ok? Quindi andava a suonare gruppi di due note, ok? Come in questo caso. Okay, spesso per quarte o per quinte, o anche per seste. Ok, una cosa di questo tipo. Ok, let's try to play over a bass and let's see how does it sound. Ok, cerchiamo di suonare su un basso, no? E vediamo come suona. Questo è il basso, quindi implica un po' come se noi stessimo suonando in La maggiore, no? Ok. E qui suonava una cosa di questo tipo. Sto utilizzando la pentatonica maggiore di La, no? Quindi nella posizione del Fa diesis, ok, oppure nella seconda posizione. Stessa cosa se faccio così. So basically I'm using A major pentatonic again, right? In the position of F sharp minor pentatonic, or in the position of A major, okay, or even using some slides. Okay, so that is really, really interesting to me. Because you can apply
basically this concept to everything. Okay, so basically, and actually you can see a lot of those movements in the pop music and rock music. For instance, an example, it's the Red Hot Chili Peppers, right? So Jack Frusciante was a huge fan of Jimi Hendrix, okay? So, and that is something that you might wanna find, you wanna try to find even in a different context of the blues, right? Okay, dicevo che è un discorso molto interessante perché potete applicare questa sonorità hendrixiana un po' in tutti i contesti, no? Un esempio fra tutti, per esempio, è il chitarrista delle Red Hot Chili Peppers, Jack Frusciante, che utilizzava molto questo tipo di lavoro qua, no? Ok, l'utilizzo di double stop per Jimi Hendrix era molto molto importante. Intanto vediamo un po', c'è qualche commento. Damiano mi dice: questa lezione è davvero interessante, grande Davide. Grazie Damiano, piacere di conoscerti e piacere, mi fa piacere vederti nella masterclass. Intanto si è aggiunto anche Fabio Francesco. Giacomo dice: grande Davide, grazie Giacomo. Ok, poi dopo vado a vedere anche gli altri commenti. Salvatore dice: hai spaccato. Ok, mi sentite? La voce la sentite? Ciao Davide, il microfono un po' basso, sentite la mia voce? Se volete lo alzo anche un pelo, non voglio che poi venga distorto il suono. Ok, so let me see if there's any comment here on Instagram. Thomas asking me, are you speaking Korean? No, I don't speak any Korean. I speak in Italian and some English, okay? I hope my English is not that bad. Bruno dice, sei un grande, grazie Bruno. Michele, mitico Davide da Milano. Ciao Michele. Okay, so, so having said that, we can consider, actually, even his use of triads, basically, because if we consider this, it's basically a major triad all over the fingerboard, okay? So we are basically playing a major triad, okay? So like this, this, and this, okay? Okay, quindi anche possiamo anche vederle come delle triadi maggiori che Jimi Hendrix usava tantissimo. Ok. Per esempio, un altro trucchetto che lui utilizzava era anche questo, no? Aggiungere la quarta, no? Per creare un po' una sorta di sospensione. Ok, quindi sempre triade maggiore di là. Ok. Ok, intanto Teresa dice si sente benissimo Davide, ok, grazie Teresa. Ok, quindi ancora triade maggiore, triade maggiore, triade maggiore. Ok, alright, so let's move forward on the minor chord, ok? So basically we understood how to play on a major chord. Ok, so let's try to play on a minor chord, ok? So basically, it's the same concept, actually. Okay, so for instance, A minor is gonna play something like this. So it's playing basically C major over A minor, right? So basically the same concept. Sull'accordo minore, in realtà, quello che faceva è un po' la stessa cosa, no? Perché in realtà su La minore possiamo anche suonare Do maggiore, essendo due tonalità. Ok?
Sentiamo anche come funziona su questo accordo, no? Per esempio sul La minore, ok? So I'm gonna play some A minor vamp and I'm gonna play this technique over, ok? To me, so basically I'm playing C major triad, okay, so over A minor, okay, I'm playing like this, so it's a C major triad, right? Okay, let's see if we have any comment, okay, quindi stavo suonando. Se parlo troppo in inglese, ditemelo, altre volte succede al contrario, oggi sono più inglese che italiano. Stavo dicendo che in realtà su La minore posso suonare Do maggiore, no? Quindi quello che sto facendo qui praticamente è suonare la triade maggiore di Do. Ok, sopra La minore. Ok, vediamo un po' chi è che si è aggiunto, si è appena aggiunto Alessandro, Francesco, Mattia, un mio studente storico, ciao Mattia, spero che tu stia bene. Nunzio dice grazie mille Davide, bellissimo, veramente utile approfondire sui double stop, Jimmy era un grande maestro, assolutamente, grazie a te Nunzio. Ok, per chi si fosse collegato soltanto adesso, andate a dare un'occhiata sulla nostra accademia, community dedicata alla chitarra blues, andate su guitarlab.davidefannozzo.com, in particolar modo se volete accedere a queste masterclass ogni settimana potete farlo iscrivendovi all'opzione membership, ok? A proposito di membership, per i miei studenti che sono collegati è arrivato il nuovo amplificatore, quindi probabilmente dopo vi faccio una presentazione esclusiva per voi, ok? Poi dopo vi do dei dettagli. Intanto si è aggiunto anche Alessandro, ciao Davide, ciao Alessandro. Ok, so intanto Fulvio mi chiede con quale ampli stai suonando adesso. Adesso sono su un Fender DeVille. Ok, benissimo, cerchiamo di applicare questa idea sul brano che ho suonato prima, no? Prima ho suonato Little Wing. Ok, so let's try to apply this concept over a song. Okay, so what I played before was Little Wing, which is basically characterized by major and minor chord. Okay, so basically over G major I can play like this. Okay, quindi su Sol maggiore posso suonare questo. A minor, same thing, I'm gonna play C triad, C major triad, quindi su La minore sono Do maggiore, triade di Do maggiore. Su Mi minore, ok, posso suonare anche Sol maggiore. Thank you.
Sounds good to me. Okay, if you have any question, feel free to ask me anything, okay? Benissimo, allora andiamo. Intanto c'è anche il mio amico Lou che mi prende in giro. Ciao Lou, se vuoi ti metto in chiamata. Facciamo una jam solo bending, ok? Benissimo, allora andiamo a vedere anche un po' velocemente l'utilizzo anche dei legati, no? e degli slide, no? Perché come avete visto, no? Avete già un po' fatto caso a questo, anche quando suoniamo queste triadi, no? Questi voicing di questo tipo, se mettiamo slide e legati, funzionano molto bene, ok? Quindi per avvicinarci a questo stile andate a studiare bene Amerone pull off. Stresso ogni giorno i miei studenti su questo, perché è una tecnica molto molto importante, ok? Poi magari metto anche un link di un articolo che ho scritto su questo, e così potete migliorarlo. Ok, so let's move back on English. Okay, so I was saying the second point would be try to improve your hammer-on and pull-off technique. Okay, so that is crucial to have dynamics and to play this kind of voicing. Okay, and to play them better. Okay, so as you can see, everything you play is played with the using of hammer-on and pull-off. And that gives you dynamics, and it gives you a lot of, you know, flavors that you can get. Okay, so as I was saying in Italian, I'm gonna add a link down the video to an article that I've written a few months ago about how to improve this hammer-on and pull-off technique, okay? Okay, so as you can see, okay, these are hammer-on and pull-off. And these are slides. Okay. Suggest you guys to really try to get better at hammer-on and pull-off. I'm from classical guitar, because I was trained in classical guitar. So in that technique, hammer-on and pull-off have to be really, really just right. Okay, you really have to
to be good at that. Okay, so that's why I try to stress my student on that, because I think that is one of the most important technique to play together right sound, everything you play, okay? In the meantime, Tracy said, beautiful, thank you so much. Thank you, Tracy. Thank you for be here. Ok, si è aggiunto anche Stefano e Roberto. Ciao ragazzi. Ok. Intanto Simone dice, Davide, la tua versione di Why My Guitar è divina. Sarei felicissimo della zona Siora. Grazie Simone, grazie mille. Vediamo se facciamo in tempo, ok? Oggi parliamo un po' di Jimi Hendrix, ok? Visto che è stato anche il suo compleanno, no? Il 27 di novembre. Infatti abbiamo fatto un concerto qui a New York e gli abbiamo dedicato qualche canzone. Speriamo che gli sia piaciuta. Ok, quindi vediamo un pochettino. Quindi questo, stavo dicendo in inglese, ecco, andate a lavorare bene sui legati e sugli slide, ok? Sono veramente tanto tanto importanti, soprattutto quando andate a suonare questi slide, questi double stop, no? Nella maniera che vi ho detto, ok? Stavo dicendo prima in inglese che essendo venendo un po' dalla chitarra classica, mi rendo conto quanto siano importanti hammer-on e pull-off, quindi stresso tutti i giorni i miei studenti affinché possano migliorare questa tecnica, che è veramente tanto importante per suonare bene qualsiasi genere in realtà, ok? Benissimo, ok, andiamo avanti. Andiamo a lavorare anche un po' sul discorso del bending, ok? Perché? Perché il bending che faceva, e di conseguenza anche un po' il vibrato, era un bending e un vibrato molto ancorato alla tastiera, no? Abbiamo già fatto una masterclass su Eric Clapton e il mese scorso anche su B.B. King, quindi andatela a darci un'occhiata se vi interessa, e a differenza del vibrato e del bending che facevano B.B. King e Eric Clapton, Jimmy utilizzava un ancoraggio davvero particolare sulla tastiera, ok? Quindi sempre con il pollicione ben in evidenza sulla tastiera, e sempre estremamente ampio come vibrato, no? Ok, quindi vedete, il pollice è sempre presente. Ok, vedete quanto sia importante l'ancoraggio, ok? So, questo è molto importante. E poi è estremamente ampio, no? Il vibrato, il bend. So let me say that in English, okay? So let's talk about bending and vibrato, okay? So basically, despite what guys like B.B. King and Eric Clapton did, basically Jimi Hendrix was using his thumb like this, okay? Keeping the fingerboard really in this way, okay? So, and his vibrato and the bending was really wide. See, this is super important, okay? The thumb
helps you to even play in a bass, right, like this, without using the barre. That is super important to me. Okay, and it's so different between the Jimi Hendrix and the B.B. King kind of vibrato, because the B.B. King was like a, okay, without even touching the fingerboard. Okay, Jimi Hendrix was playing like, okay, so different, totally different approach. Okay, this is really, really interesting to me, because you cannot get the same sound with the same technique. Okay, you gotta be try to find the technique that is super just right for what is the sound that you are looking for. Okay, benissimo. Allora, stavo dicendo quindi che il vibrato, quindi il bending, è super super importante metterlo, suonarlo con il pollicione, no? In questa maniera. Prima suonavo un brano che si chiama Killing Floor, no? Che se non lo conoscete andatelo a sentire, è veramente eccezionale. Lui utilizzava proprio questa tecnica, quindi chitarra sola nell'intro, dove c'è il pollice che fa il basso praticamente, e l'indice e le altre dita che vanno a prendere gli accordi. Questo permetteva a Jimmy di avere un suono sempre molto aperto, perché è un po' come se suonasse il barré senza suonare il barré, no? Quindi aveva tutte le altre dita a disposizione, quindi suonava il basso con il pollice e poi prendeva tutto il resto, no? Con le altre dita. E a differenza, stavo facendo sentire, a differenza di quello che faceva B.B. King, no, l'abbiamo già visto in questa, nella masterclass del mese scorso, B.B. King faceva questo, staccava il pollice e faceva questo, ok? Fulvio dice qui su Instagram, un po' anche Stevie Ray Vaughan applicava questo tipo di bending. Dico bene, yes, esattamente. Beh, non è un caso che Stevie Ray prendesse tantissimo da Jimi Hendrix, right? Quindi B.B. King faceva questo, ok? Ok, Jimi Hendrix fa questo. Ok, Salvatore dice dopo questo esempio tutti a casa. Benissimo, grazie Salvatore, sei sempre tanto gentile. Ok, quindi dopo aver parlato di questo vi faccio vedere forse il lick che è più particolare, diciamo, di Jimi Hendrix. Non aveva dei signature lick, cioè dei lick che lui riprendeva, no? Ripeteva nelle sue improvvisazioni, ma c'è un movimento che lui faceva sempre che è tipico, ve lo trovate spesso anche nelle sue improvvisazioni live. Ok, adesso andiamo a parlarne. Ok, so now let's try to dive into one of his signature lick. Ok, Jimmy didn't have so many signature licks. Ok, so it was really into improvisation. Okay, it was he loved to improvise, so he really didn't play with the same licks over and over again. Okay, a kind of different approach between Jimi Hendrix and Stevie Ray Vaughan, if we can say that, right? Because Stevie Ray was like okay, you can see that lick over and over again. You cannot find too many Jimi Hendrix lick in the same kind of concept, in the same kind of way, right? But there's a movement, a lick, that is really, really interesting, and he was playing quite often, okay?
So basically, let's pretend to be in B, okay? So what he was using basically is playing a double bending, basically. Okay, so it was playing on the first string, and then it was playing the same thing on the second string. So it was playing and the same thing second and third. Okay, that is really. He was playing that lick very, very often. Okay. It's not easy. It's really not easy. So it's like this. And then. Okay. Let me switch back in Italian. So, stavo dicendo, questo è uno dei lick che spesso Jimmy faceva. Non è, come dicevo prima, Jimmy non suonava tanti lick presi e rimessi, no, in posti diversi, un po' come faceva, per esempio, un approccio diverso a quello che aveva, Stevie Ray. Stevie Ray, per esempio, faceva sempre il lick che avevo suonato anche un po' prima. Jimmy invece non faceva questo. Jimmy era un grande improvvisatore, e quindi le sue improvvisazioni erano sempre molto diverse, no? E su questo vedete anche un po' la genialità, ok? Non suonava mai per cliché, ok? Ma suonava assolutamente entrando dentro il contesto musicale, no? Il più possibile. Quindi è molto molto difficile trovare dei lick che fossero dei lick ricorrenti, diciamo. Quindi praticamente va a prendere due corde per volta, ok? Quindi è quello. Ed è questo, è tipico del rock blues, no? Quindi viene anche un po' ripreso da Albert King, e anche Stevie Ray a sua volta lo ripeteva, no? Spesso. Ok, quindi. Per esempio, vi faccio sentire qualche cosino, ok? Sonorità, vi consiglio, per esempio, ecco, adesso siete ritornati un po' tutti, ok, vi consiglio di andare a sentire il disco Band of Gypsy, ok, Band of Gypsies, che è uno dei dischi più belli di Jimi Hendrix. È un disco live registrato nel capodanno del 68 o 69, a cavallo del 68 e 69, ed è veramente eccezionale, dove lui veramente va a ruota libera, un suono pazzesco. E veramente un grandissimo disco. Okay, so I was saying basically in Italian that is one of his signature lick. Okay, so basically you can get the first and the second string, and then the second and the third like this. Okay. Okay, and I will suggest you get the album Band of Gypsies, which is incredible. Okay, so Jimi Hendrix was playing one of
his most important shows in his own career. Okay, so if you haven't done already, please go to check that out. Okay, benissimo. Allora, vediamo anche un po', prima di salutarci, come ottenere un po' questo suono, no? Quindi quello che sto suonando, che sto utilizzando. Jimi Hendrix utilizzava principalmente Marshall e Fuzz Face, ok? Non sono un grande amante del Fuzz, ok? Quindi ce ne ho due o tre, ma non sono un grandissimo sostenitore di questo pedale. In questo momento sto utilizzando un distorsore, un dynamic distortion della Vertex, mantenendo il volume sulla chitarra abbastanza basso, ok, per ottenere un po' questa sonorità un po' Marshall, ok, e volendo posso sempre un po' aumentare, ok, quindi ottenendo un po' questo suono un po' più rock, tra virgolette, ok. So as far as the pedals and the instrument that I was playing, basically I'm not a huge fan of Fuzz Face. Even Jimi Hendrix was playing most of the time on a Marshall stack with a Fuzz Face, okay? But in this moment, I'm trying to get a similar sound using Dynamic Distortion by Vertex, okay? And basically just turning the volume a little down just to clean up the sound if I need it. And I can get a more volume and more drive if I want to go on that territory, okay? More close to a very fuzz sound, okay? Okay, so something like this. And for instance, if you want to play and get that kind of overdrive sparkling sound, you can turn the volume down again to clean up the sound a little bit. And you can see that flare, right? So, neck pickup, some distortion. So you can see that kind of you know, that time, that kind of Jimi Hendrix vibe. Okay, so I'm just using dynamic distortion, single coil, neck pickup, volume a little down to clean up the sound. Okay, bene. Okay, vediamo un po'. Graziano dice Fender Deville Landau. Yes, Graziano, sì. Okay, vediamo un po' se ci sono altre domande, altrimenti ci salutiamo, ok? Bene ragazzi, allora vediamo un pochettino. If you guys have any other question, otherwise we're gonna say goodbye. Okay, and again, if you would like to join our community dedicated to the modern blues guitar, please go and check my academy out on guitarlab.davidepanozzo.com. Ok, quindi ragazzi, questa è parte di una delle masterclass, diciamo, che facciamo ogni martedì sul gruppo dedicato agli studenti membership. Quindi se volete accedere a queste masterclass in diretta ogni martedì, ok, andate a vedere la nostra accademia su guitarlab.davidepannozzo.com, ok? E tra l'altro entro fino a stasera c'è una bella promozione per accedere anche alle classi, delle lezioni di gruppo e anche le lezioni one to one, ok? Ecco, adesso vedo anche qualche commento. Ok, Paolo dice Davide una frase a proposito di cosa? Paolo, spiegami meglio.
Graziano mi chiede, settato senza frequenze alte, bello. No, in realtà è tutto flat, tutto a 5,5, quindi diciamo che ho abbastanza alti in ogni caso, non è totalmente chiuso. Quello che chiude è un po' il tono sulla chitarra in ogni caso, quello sì, ma sull'amplificatore tendo a mantenerlo abbastanza aperto. Aspettiamo un po' Paolo, voglio capire che cosa mi voleva chiedere. Ah, ok, quindi dicevi, ti riferivi a Little Wing, quindi su Si minore, Si bemolle, La minore. Fammi capire bene se ti riferivi a questo. Quindi Si minore, Si bemolle, La minore. Questo penso. Ok. Sul solo. Ok, allora qui Paolo in realtà puoi utilizzare pentatonica minore senza problemi. Ok, quindi mi metto un loop, quindi Si minore. Tre accordi minori, quindi Si minore, Si bemolle, La minore, pentatonica minore, ok? Non hai tanto spazio per poterci suonare altre cose, in ogni caso, ok? Benissimo, allora ragazzi, vi saluto con un brano mio, come spesso faccio, ok? Il brano si chiama Chasing Illusions, ormai lo conoscete sicuramente, potete anche vedere il videoclip sul mio canale YouTube, ok, o anche sul mio sito davidepannozzo.com. Ancora una volta, se vi va di migliorare un po' il vostro playing e iniziare un percorso didattico insieme, sarò felice di aiutarvi. Andate a vedere su guitarlab.davidepannozzo.com, ok? Se avete delle domande, scriveteci, c'è anche una chat dove vi risponde sempre il mio collaboratore, oppure potete trovarmi direttamente qui su Facebook, ok? So guys, if you are interested to join our community and start a new educational path together, please go and check my academy out on guitarlab.davidepannozzo.com, and if you have any question, feel free to hit me up anytime, ok? So the last song is gonna be Chasing Illusions, ok? You can find the music video everywhere. And you can check the music out even on Spotify, okay? Speaking of Jimi Hendrix, okay, so I was influenced a lot by his playing, writing and playing this song, okay? Quindi parlando di Jimi Hendrix, questo brano è stato molto influenzato dallo stile di Jimi Hendrix, no? Quindi per questo ve lo ripropongo, ok? Chasing Illusions. The sun is rising.
an illusion. Thy God's ocean. Well, this razor tears me, sees my eyes round them chairs and illusions. My heart is baby. Take my arms and neck, you can never steal my soul away. Chairs and illusions. Thank you so much for being here. Grazie di cuore per essere sempre presenti. Quindi per gli studenti in membership ci vediamo con la prossima masterclass martedì prossimo, ok? Mentre per tutti gli altri il prossimo mese. Ok? So for the membership student, we're gonna have another masterclass next week on our website, ok? Or our Facebook group for the other people that follow me. We're gonna see you guys next month. Actually, if you are in New York, we're gonna have the last show of the year at the Bitter End, December 10th, okay, with Willie on the bass and Sean Pelton on drums, okay? It's gonna be absolutely great as usual, okay? Bene ragazzi, allora grazie di cuore e per gli studenti membership ci vediamo fra qualche minuto sul gruppo studenti e vi presenterò il nuovo arrivato, il nuovo amplificatore che la T-Rock mi ha mandato, ok? Quindi vi aspetto dall'altra parte, ok? Ciao ragazzi, ci vediamo presto. See you guys soon, ok? Thank you so much.